presidente dell'associazione Lodi Liberale e sono contento di vedere una sala così piena questa sera, anche perché in questi 5 mesi e mezzo, quasi 6 mesi, l'associazione da quando è nata sta crescendo sia in termini numerici sia in qualità degli eventi, e quindi siamo molto contenti, siamo orgogliosi del fatto che ci seguiate e siate così numerosi agli eventi che vi proponiamo. Stasera presentiamo il libro Potere, la dimensione politica dell'azione umana, assieme all'autore, professore ordinario di metodologia di scienze sociali presso l'Università LUISS di Roma, Lorenzo Infantino, e insieme a Nicola Iannello, fellow dell'Istituto Bruno Leoni e giornalista. Stasera si parlerà di potere. Potere sembra una parola semplice che usiamo tutti i giorni, quotidianamente. In realtà nasconde un problema la parola potere, un problema che è stato già intuito all'epoca, facendo un esempio, dagli antichi greci. Infatti, se possiamo ricordare le due principali città dell'antica Grecia, Atene e Sparta, vediamo due concezioni differenti del potere: da una parte il governo delle leggi ad Atene e il governo degli uomini in quel di Sparta. Citando un antico greco, Aristotele, leggo una sua citazione: comune alla democrazia, all'oligarchia, alla monarchia e ad ogni costituzione è la necessità di badare a che nessuno si innalzi in potenza tanto da superare la giusta misura. Ecco, oltre al problema del potere c'è anche il problema della limitazione del potere stesso. Questo esempio sugli antichi greci, solo per far capire quanto si è dibattuto nel corso della storia sul problema del potere, e credo che questa sera, grazie ai nostri ospiti, capiremo fino in fondo il concetto di potere. Io vi ringrazio per la vostra numerosa partecipazione e lascio la parola al segretario dell'associazione, Lorenzo Manni. Grazie mille. Tanta gente che è accorsa a un evento che abbiamo organizzato, un'associazione che ormai ha ancora pochi mesi di vita, ma insomma cominciamo ad avere un certo tipo di tradizione. Io sono particolarmente orgoglioso di una serata come questa, perché davvero riuscire ad avere a Lodi il professor Infantino è davvero un onore e un piacere intellettuale. Stiamo parlando di uno dei massimi esponenti della scuola austriaca e italiana, di scienze sociali. Le sue opere sono tradotte in inglese presso la casa editrice Routledge, che è inciso, è la casa editrice che pubblica anche opere Hayek, sono tradotte in spagnolo, insomma è uno studioso di caratura internazionale, professore ordinario di metodologia delle scienze sociali, curatore di una collana prestigiosissima nel Rubettino, che è la biblioteca austriaca, che ha avuto il merito di introdurre in Italia opere fondamentali della scuola austriaca di sostanzialmente economia, Mises, Hayek, Rothbard, eccetera. Quindi davvero è un contributo rilevante alla conoscenza del pensiero liberale questa sera. Credo che la parte fondamentale di questo bel libro, denso e profondo libro, sia il fatto che appunto ci spiega bene come è, quale deve essere la concezione liberale della società. Questo attraverso tutta una serie di dicotomie che volevo brevemente buttare all'attenzione di tutti, senza alcuna pretesa di esaustività o di approfondimento, anche perché non vorrei togliere tempo ai prestigiosi relatori, oltre chiaramente a Nicola Iannello. Mi perdonerà se mi sono concentrato sul professor Infantino. Credo che sia interessante, non so se poi ha previsto il mio intervento, riuscire a introdurre l'argomento tra la differenza per una concezione liberale della società, tra il concetto di isonomia e il concetto di democrazia, che è un concetto sostanzialmente poco conosciuto, poco ricordato per noi. All'interno del libro, la parte fondamentale sono quanto riguarda la concezione delle regole.
delle regole della concezione del potere. La parte fondamentale è sostanzialmente riuscire a capire che quali possono essere le norme di struttura liberale. Norme liberali hanno una caratteristica fondamentale, sono norme di carattere generale, astratto, e che hanno una finalità molto concreta, quella di stabilire ciò che è ingiusto, quindi sono norme di carattere assolutamente negativo, il cui fine è sanzionare attraverso l'utilizzo della coercizione. Ciò che non è assolutamente liberale sono le norme di carattere prescrittivo, che invece sono volte a stabilire ciò che è giusto, quindi ciò che il politico di turno, il ministro, l'intellettuale, il potere, il dittatore, chiunque governi, decide che devono essere i fini che devono essere seguiti dal popolo, dalla società, dai cittadini. E quindi, grazie ai valori che ha sostanzialmente come pretesa di conoscenza da imporre al popolo, cerca di introdurre delle norme che sono di carattere prescrittivo. Queste sono sostanzialmente una differenza fondamentale che ci può essere tra un'impostazione liberale e una che liberale non è. Credo che la parte fondamentale anche qui sono due caratteristiche di una società aperta, di una grande società, di una società libera, come si vuole definire, che sono più volte ricordate dal professor Infantino nel libro, come le due caratteristiche che sono l'assenza di un punto privilegiato del mondo, quindi che non ci può essere appunto un monopolio della conoscenza, e la tanto vituperata proprietà privata, che è uno dei cardini di una società libera, affinché poi ci possa essere all'interno della società la competizione e affinché questa possa essere garanzia della libertà individuale. Il tutto finalizzato a stabilire sostanzialmente il governo della legge rispetto al governo degli uomini. Credo che nel nostro paese ne abbiamo quanto mai bisogno di riuscire ad ascoltare dalla voce di uno dei massimi esponenti di questa tradizione cosa davvero è il potere, cosa davvero è il concetto di, come dire, di liberalismo. Siamo in un paese in cui si pensa di ridurre le tasse di un cedola patrimoniale, siamo in un paese in cui la leva civile viene definito servizio civile, come proposta, siamo un paese in cui quando c'è da introdurre un aumento della già elevatissima pressione fiscale sui ceti più abbienti, viene definito contributo di solidarietà. Ecco, credo che un po' di, passatevi il termine non bellissimo, pulizia linguistica, credo che possa fare davvero passo in avanti nella conoscenza a tutti voi, quindi credo che quanto mai questa sera sarà illuminante il contributo del professor Infantino. Prima però cedo la parola a Nicola Del Mondo. Grazie. Grazie Giulio e Lorenzo per l'invito e soprattutto per l'organizzazione di questa splendida serata. Per me è un grandissimo piacere presentare il libro del professor Infantino perché è un libro che mancava alla cultura italiana. Cultura italiana in generale e alla cultura liberale italiana in particolare, perché il tema del potere che dovrebbe essere al centro della riflessione non solo del pensiero politico ma anche delle scienze sociali nel loro complesso è sempre stato trattato in maniera molto superficiale o con un approccio non adeguato all'importanza del soggetto. Il potere è uno degli aspetti fondamentali delle società in cui viviamo, quindi una comprensione degli elementi, dei fattori che costituiscono il mondo in cui viviamo è anche fondamentale per capire quali sono i problemi della società in cui viviamo e anche quando riusciamo a fare una diagnosi dei problemi per cercare anche di risolvere, che poi è quello che ci sta più a cuore. Viviamo in società complesse e il mondo moderno ha avuto il mondo in cui viviamo, le società in cui viviamo hanno avuto un'accelerazione dovuta a tanti fattori, che possono essere dalla globalizzazione alla rivoluzione informatica, la rete, internet, eccetera, eccetera. Viviamo in un modo caratterizzato da un grandissimo flusso di informazioni. Proprio per questo è importante chiarirci le idee sui problemi fondamentali che abbiamo di fronte, il potere è uno di questi. E quindi un libro che chiarisce e affronta di petto una questione fondamentale come quella del potere è quanto mai benvenuto. Si tratta di un libro molto profondo, io faccio anche un po' di pubblicità, però non posso certo dire che sia un libro semplice da leggere, è un libro che ha un suo peso specifico, un suo spessore, è il frutto di una vita di studi, quindi è anche una specie di punto
di riflessione su un'attività intellettuale lunga tutta la vita. E il punto di vista che ora tra poco ci illustrerà il professor Infantino è quello di vedere il potere per quello che è il fenomeno sociale concreto che scaturisce dall'interrelazione tra gli individui. È un fenomeno sociale fondamentale di cui le società non possono fare niente. Ed è anche uno di quei temi che è sempre al centro del dibattito pubblico. Si parla sempre del potere e di tutto quello che sta intorno al potere, perché il potere condiziona la vita delle nostre società. Infatti io poi vorrei anche sollecitare il professor Infantino a far capire come la comprensione di questi fenomeni, che sembrano a volte lontani dalla nostra vita quotidiana, invece è una questione fondamentale per capire i problemi che ci stanno di fronte. Noi viviamo in società in cui la politica ha preso una grande importanza, è considerato uno dei fattori decisivi delle nostre vite. Basta vedere quanta attenzione dedicano i mezzi di informazione a un fatto come la crisi di governo che c'è stata, l'insediamento di un nuovo governo, ed è anche giusto ovviamente che questi fenomeni abbiano attenzione da parte del pubblico. Però bisogna anche analizzare i fenomeni sociali togliendo quel velo che spesso ammanta i fenomeni sociali, per vederli per quello che sono realmente. Il potere è uno di questi fenomeni che spesso alimenta un discorso che è condizionato dalle ideologie, dagli interessi e da tante cose, mentre una esatta comprensione di quello che è il potere, di quello che sta intorno al potere, di come il potere condiziona la nostra vita, è quanto mai fondamentale. Uno degli aspetti che mi piace di più di questo libro profondo è quando sul finale il professor Infantino si concentra sulla crisi del nostro paese. È chiaro che alla fine poi si parla della società in cui viviamo in Italia. L'Italia è un paese che è orgogliosamente all'avanguardia della crisi della civiltà occidentale, quindi è un paese da un certo punto di vista anche un osservatorio privilegiato per vedere quali sono i problemi con cui ci confrontiamo. Verso la fine del libro il professor Infantino si intrattiene sui rapporti tra crisi morale e crisi politica del nostro paese in particolare, e ci fa capire come sono i fattori politici che stanno alla base della decadenza morale del nostro paese. Non c'è una decadenza morale che porta a una crisi della politica, è la crisi della politica che causa la decadenza morale del paese. E quindi credo che questo libro sia soprattutto uno strumento di grandissima sapienza, di grandissima cultura, di grandissima erudizione, ma uno strumento utilissimo per la comprensione dei problemi che ci stanno di fronte. E ripeto, se vogliamo provare a risolvere i problemi della società in cui viviamo, prima di tutto dobbiamo cercare di fare una diagnosi esatta. Questo è un libro che ci aiuta a fare la diagnosi. Per questo io lascerei subito la parola al professor Infantino. Grazie Nicola, grazie agli organizzatori per l'invito che mi avete rivolto a venire qui. Vi devo dire che insomma ho parlato in numerose piazze, è la prima volta che sono a Lodi e l'invito mi è sembrato un po' inconsueto, perché non mi era mai capitato di venire da queste parti. A Milano ho parlato tante volte, ma a Lodi non pensavo mai. Ricordavo all'amico Lorenzo Maggi che molti anni fa, quando ancora ero uno studente adolescente, ho vinto una borsa di studio e il mio primo contatto con Lodi è stato che nel gruppo dei vincitori di questa borsa di studio c'erano dei ragazzi di Lodi, e quindi questa è stata la mia prima conoscenza e la mia prima esperienza con questa città, che poi il cui nome ho imparato poi bene, perché andando su e giù da Roma a Milano capita sempre di vedere la stazione. Vorrei dirvi un pochino di storia di questo libro, perché insomma le cose siano chiare. E io avrei voluto scrivere questo libro 30 anni fa, perché da ragazzo ingenuo
quale io sono stato, e sono stato colpito allorché mi sono affacciato alla vita pubblica, sono stato colpito da che cosa? Dal contrasto che c'è fra le dichiarazioni degli uomini pubblici e i loro comportamenti reali, il contrasto fra le cose da loro dichiarate e le cose poi conseguite. E dico, qui c'è qualcosa, c'è qualcosa indubbiamente in tutto questo che non funziona. Dichiarazioni nobilissime, di grande spessore umano, e poi risultati miserabili, o addirittura l'utilizzo di queste grandi dichiarazioni per il conseguimento di interessi molto meschini e molto personali. E questa, data la mia ingenuità di partenza, di buon figlio di famiglia, di una famiglia dedita al lavoro, tutto questo mi ha colpito. E quindi io avrei voluto scrivere questo libro 30 anni fa, ma i tempi non erano maturi, non erano maturi per molte ragioni, perché dovevo ancora affinare la teoria su cui stavo lavorando, e forse perché un libro come questo può essere scritto da una persona che, avendo raggiunto il massimo della sua carriera, può dire quello che pensa senza temere poi che le cose scritte possano essere utilizzate contro di lui. Cose che nella vita capita, insomma, di dover scrivere delle cose e che queste cose poi ti vengano fatte pagare, perché i lettori o coloro i quali ti devono giudicare per l'avanzamento della tua carriera non le vedono di buon occhio, non le condividono, o si sentono addirittura essi stessi descritti nelle cose che tu dici. Perché, come diceva un grande pensatore del passato, della mia tradizione austriaca, un libro di teoria è un libro di storia senza i nomi, cioè c'è un po' di esagerazione in tutto questo, ma quando uno elabora una buona teoria, questa buona teoria ci spiega tutto della vita di tutti i giorni, mancano solo i nomi li possiamo mettere noi a nostro piacimento e i conti tornano, se abbiamo una buona teoria. E quindi questo mi ha impedito, sia la mancanza di un affinamento della teoria, sia anche il timore che queste cose potessero essere utilizzate contro di me, hanno ritardato la... E io ho scritto, prima di questo libro, ho scritto un altro saggio in cui le conclusioni a cui giungo in questo volume sono sottintese, e quando questo volume è stato tradotto in inglese e in spagnolo, il commentatore dell'edizione inglese e il traduttore dell'edizione spagnola mi hanno tutti fatto notare che, insomma, c'erano delle conclusioni politiche da trarre e che io non traevo queste conclusioni politiche, nel senso che erano sottintese e mi invitavano a farlo. Da allora sono passati altri 20 anni, quasi 20 anni, e io nel frattempo, insomma, mi sono irrobustito, ho maturato i miei convincimenti e ho scritto questo libro al quale ho lavorato negli ultimi 4 anni. E io ho preso una decisione strategica, che è la cosa principale di questo volume. E innanzitutto far capire, spiegare che non possiamo parlare di potere se non parliamo di che cosa? Del rapporto intersoggettivo, perché il potere è una relazione intersoggettiva. Il potere non esiste nel vuoto, il potere nasce, viene generato, anche senza una nostra specifica volontà, viene generato dal rapporto intersoggettivo. Quando noi ci confrontiamo con gli altri o con l'altro, è chiaro che in base alle urgenze di ciascuno di noi c'è chi ha più necessità di una determinata cosa e chi ha meno necessità di un'altra cosa. E colui il quale ha più urgenza è più costretto e ha quindi nel rapporto intersoggettivo ha meno gradi di libertà, mentre colui il quale ha meno urgenza ha più gradi di libertà. E questo avviene nei rapporti di tutti i giorni. Lo possiamo vedere in ogni tipo di rapporto. Io nel primo capitolo di questo libro, ad esempio, ho utilizzato un grande autore tedesco di nome Georg Simmel, che è stato una delle menti più fervide a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento,
E Georg Simmel utilizza questa idea, ad esempio, analizzando la civetteria. Anche nella civetteria vede che ci sono chi ha più urgenza, ha meno gradi di libertà di colui il quale ha meno urgenza. E allora ci vuole una teoria della società, capire che il potere nasce dal rapporto intersoggettivo, il potere in generale, poi vedremo il potere infrasociale e il potere pubblico, ma innanzitutto incominciamo a capire queste cose. Ed allora, per capire esattamente perché il rapporto intersoggettivo fa nascere, genera il potere, dobbiamo comprendere che ci sono tre dimensioni dell'azione umana. Queste tre dimensioni, la prima dimensione dell'azione umana è la dimensione economica. Noi viviamo tutti in una condizione di scarsità, quindi dobbiamo rispondere a questo interrogativo di tipo economico. Ciascuno di noi ha necessità di risolvere il problema economico. E poi abbiamo una dimensione sociale. Perché? Perché noi cerchiamo sempre di risolvere il nostro problema economico attraverso che cosa? Attraverso il rapporto, la cooperazione con l'altro, cioè dire il rapporto intersoggettivo. Quindi l'azione viene originata dalla nostra condizione di scarsità, dalla dimensione economica. Cerchiamo di risolvere il problema economico attraverso la cooperazione sociale e quindi abbiamo la dimensione sociale dell'azione. Le nostre azioni sono sempre economiche e sociali, ma poiché non tutti abbiamo gli stessi gradi di urgenza, non tutti abbiamo gli stessi gradi poi di libertà nel rapporto intersoggettivo, e quindi il rapporto intersoggettivo è economico e sociale, perché c'è, pone in essere una cooperazione che, mentre è cooperazione, è anche conflitto, perché i gradi di libertà sono diversi, ed è quindi la dimensione. Se noi vogliamo capire il fenomeno del potere, dobbiamo avere presenti queste tre dimensioni. Se non abbiamo presenti queste tre dimensioni, parliamo del potere come di un fenomeno così molto astratto, molto nebuloso, e di parole nebulose ne abbiamo tante, perché potere, come società, come tanti altri termini, sono espressioni che noi utilizziamo nella vita di tutti i giorni senza saperne il significato. Pensiamo di saperlo, pensiamo di avere una idea vaga di che cosa significhi società, che cosa significhi potere, però dobbiamo andare nel dettaglio, e la tradizione alla quale io mi ispiro è una tradizione che parte dagli elementi più semplici, che utilizza un metodo, per così dire, compositivo, parte dagli elementi più semplici per aggregarli e far vedere come nasce il fenomeno sociale, il fenomeno potere. Il fenomeno potere nasce proprio per il fatto che gli uomini hanno delle esigenze economiche, devono risolvere questo problema economico attraverso come lo risolviamo. Lo vediamo tutti i giorni, questo è vita nostra di tutti i giorni, noi cerchiamo di risolvere, di colmare le insufficienze, perché il problema economico è questo. Insufficienza, la nostra insufficienza, cerchiamo di colmarla attraverso il rapporto intersoggettivo, quindi la cooperazione. Ma nella cooperazione ci sono gradi diversi di libertà, perché i bisogni che noi abbiamo sono più o meno urgenti, e quindi nasce la dimensione politica, il potere. Il che significa che la cooperazione che avviene tra gli individui ovviamente ci aiuta a risolvere i nostri problemi, ma contemporaneamente genera anche occasioni di conflitto. Se la cooperazione supera, se le spinte aggregative superano le spinte conflittuali, la cooperazione va avanti, e noi, insomma, la cooperazione poi viene posta in essere perché? Perché ciascuno di noi migliora la propria posizione. Una grande scoperta della tradizione liberale è quella di aver capito che la cooperazione è un gioco a somma positiva, cioè a dire a vantaggio di tutti i partecipanti. Le ideologie totalitarie, come avrò modo forse di spiegare più tardi, le ideologie totalitarie partono sempre dall'idea che il gioco sia a somma zero, o sia a somma zero fra le nazioni o fra le classi, eccetera, eccetera, cose che già sappiamo. Mentre la teoria liberale
parte dall'idea che la cooperazione sia un gioco a somma positiva che avvantaggi tutti, e lo afferma sia a livello interno della società nazionale come a livello internazionale, nel senso la cooperazione tra i popoli è un gioco a somma positiva. Questa è un'idea, una conquista della tradizione liberale. Quindi a questo punto possiamo dire che dove c'è società c'è potere, perché i gradi di libertà sono differenziati. Lo vediamo nell'amore, lo vediamo nell'amicizia, lo vediamo nel rapporto di lavoro, lo vediamo nel campo di calcio. Ovunque ci sono gradi differenziati, ci sono individui che sanno rispondere a certe esigenze, che sono esigenze più avvertite dagli altri, e quindi hanno maggiori gradi di libertà rispetto a coloro i quali sanno rispondere meno bene e quindi hanno urgenza di rivolgersi agli altri. E allora noi, la tradizione liberale, ha scoperto che il problema economico si deve risolvere attraverso che cosa? Attraverso la cooperazione sociale. Ma questa risposta data dalla tradizione liberale non è la prima risposta che è stata data al problema economico, perché l'uomo, e qui veniamo alla distinzione tra potere infrasociale e potere pubblico, quindi la prima, i rudimenti di quello che poi sarà l'organizzazione statale, il problema economico può essere risolto sia attraverso la cooperazione volontaria, ma può essere risolto in maniera anche attraverso la forza, cioè dire attraverso lo sfruttamento degli altri. Lo Stato, o i primi rudimenti di ciò che sarà poi lo Stato, è nato per fare che cosa? Per saccheggiare, per appropriarsi dei beni altrui. La concezione liberale non ha bisogno di pensare a tutto questo, perché crede che la cooperazione sia un gioco a somma positiva, cioè dire che avvantaggi tutti. Ma fino a quando si è pensato che la ricchezza fosse un fondo costante, permanente, e si è pensato che l'arricchimento di una persona si potesse conseguire solo attraverso il depauperamento dell'altro, e da allora non è stata la cooperazione sociale al centro della riflessione degli uomini, ma l'unico modo per risolvere il problema economico si riteneva che fosse che cosa? L'appropriazione di dove io provengo, le mie origini sono meridionali. Io dico sempre ai miei conterranei, dico: qui non c'è cooperazione sociale perché voi avete una concezione premoderna della vita sociale, voi pensate che il miglioramento delle condizioni degli uni si possa realizzare solo a scapito degli altri. E ovviamente quando si ha una simile concezione, la conclusione a cui rapidamente si giunge è che bisogna appropriarsi dei beni altrui, non lavorare e cooperare perché tutti possiamo migliorare la nostra situazione, la nostra posizione, ma si giunge alla conclusione che bisogna appropriarsi dei beni altrui, depauperare gli altri in maniera che la nostra posizione sia migliore. Questa è stata una grande conquista della tradizione liberale. Ed allora il liberalismo ha operato una grande rivoluzione, perché rispetto alla concezione secondo cui si può migliorare la propria posizione solo approfittando degli altri, quindi istituzionalizzando o istituendo o attuando uno sfruttamento politico, il liberalismo compie una rivoluzione copernicana, perché dice: no attraverso lo sfruttamento politico degli altri, non attraverso l'uso della forza, non attraverso il saccheggio, non attraverso il furto, non attraverso non attraverso l'avventura, ma attraverso la cooperazione volontaria. È chiaro che cambia il mondo. Da un mondo che non conosce la pace, e non conosce, in cui la convivenza non è un trattato di pace ma è guerra permanente e saccheggio permanente, si passa a una concezione in cui ci deve essere un trattato di pace alla base che regge la convivenza degli uomini, quindi gli uomini cooperano liberamente. È chiaro che tutto questo, ecco perché parlavo di teoria della società, sapere se la società deve essere un sistema di cooperazione o se invece la società deve essere una società di briganti che saccheggia altre popolazioni, le popolazioni più inermi o più indifese. E allora la concezione liberale rispetto a questa concezione antica della vita opera una rivoluzione copernicana, perché spiega, tutti gli autori liberali hanno spiegato che la cooperazione volontaria avvantaggia.
Ora, è chiaro che anche nella cooperazione volontaria c'è il potere. È quello che io chiamo nel mio libro potere infrasociale. Ma a questo punto, se la cooperazione volontaria che risolve il nostro problema economico, lo Stato, cioè dire lo sfruttamento politico, non deve essere più realizzato. Cioè dire noi dobbiamo chiudiamo la porta. Una volta che noi stabiliamo che il problema economico può essere risolto tramite la cooperazione volontaria, chiudiamo la porta a che cosa? Alla soluzione politica del problema economico. Risolviamo il problema economico pacificamente tramite la cooperazione, non risolviamo il problema politico attraverso il saccheggio. Il problema economico tramite il saccheggio. Il saccheggio che cos'è? È l'espressione, il saccheggio, la privazione degli altri, lo sfruttamento degli altri, è la risposta, la più estrema risposta politica al problema economico. E allora la tradizione liberale ha trasformato lo Stato che nasce, o i rudimenti dello Stato che nascono per realizzare uno sfruttamento politico, viene trasformato. La tradizione liberale, lo Stato, e quindi passiamo al potere pubblico, il potere pubblico non esiste perché una minoranza si debba appropriare o debba sfruttare la maggioranza degli individui, ma lo Stato deve svolgere una funzione residuale, cioè dire deve essere presente per impedire che i cittadini, i più forti fra i cittadini, si appropriano dei beni altrui. Quindi lo Stato svolge una funzione residuale, non esiste più lo sfruttamento politico nella concezione liberale. Lo sfruttamento politico esiste nella misura in cui c'è questa idea della ricchezza come un fondo costante in cui ciascuno si arricchisce solo a scapito degli altri. E quindi si capovolge la situazione. Lo Stato da strumento di sfruttamento politico diventa che cosa nella concezione liberale? Uno strumento di garanzia di che cosa? Del trattato di pace che vige fra i cittadini che sono orientati a cooperare volontariamente. È chiaro che la cooperazione volontaria significa che cosa? Significa libertà di scelta. Significa libertà di scelta, ed è vero che i gradi di libertà che noi abbiamo all'interno della società sono differenziati perché c'è chi ha più urgenze e chi ha meno urgenze, ma è anche vero che se la cooperazione è volontaria, che cosa esiste? Esiste la libertà di scelta, il che significa che non c'è un'unica persona che offre o un'unica persona che domanda. La società liberale impone quella a cui faceva quella condizione a cui faceva riferimento Maggi, che è l'isonomia, cioè l'uguaglianza dinanzi alla legge. L'uguaglianza dinanzi alla legge significa che non esiste che cosa? Che non esiste qualcuno che è posto al di sopra degli altri. E se nessuno è posto al di sopra degli altri, c'è che cosa? La libertà individuale di scelta. Non è possibile avere libertà individuale di scelta se noi non siamo posti tutti sullo stesso piano dinanzi alla legge. Ma siamo posti sullo stesso piano dinanzi alla legge non perché siamo buoni, siamo posti sullo stesso piano dinanzi alla legge per una considerazione molto semplice e banale. Noi abbiamo bisogno di essere posti sullo stesso piano dinanzi alla legge perché nessuno di noi ha una conoscenza superiore a quella degli altri. Non c'è un uomo della provvidenza che possa risolvere i nostri problemi e quindi incarnare il potere assoluto e sfruttare la collettività perché egli sa e perché egli ci dirige verso un comune destino. Questo non esiste. Finché gli uomini hanno pensato che ci potesse essere un legislatore onnisciente, capace di sapere tutto, di decidere per noi e di portarci verso un unico destino, gli uomini non si sono liberati assolutamente di un ordinamento sociale, di un tipo di società in cui le azioni erano di tipo prescrittivo, in cui quest'uomo onnisciente ci dettava ciò che noi dovevamo fare. Una società libera invece parte dal presupposto che nessuno è portatore di una conoscenza privilegiata. E quindi tutti noi, a causa della nostra ignoranza e della nostra fallibilità, dobbiamo essere posti tutti sullo stesso piano dinanzi alla legge, affinché la nostra libertà di scelta alimenti un processo di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori che ci consente di migliorare la nostra condizione.
Quindi noi, dire uguaglianza dinanzi alla legge, noi sovente utilizziamo questa espressione uguaglianza dinanzi alla legge, quasi volendo dire, beh, insomma, ci trattiamo bene, io dico a Maggi siamo uguali dinanzi alla legge, dico Agnello dice a me siamo uguali, è come se noi ci volessimo tributare chissà quale onore reciproco. La verità è che quando noi diciamo che siamo uguali dinanzi alla legge non ci tributiamo nessun onore, anzi siamo uguali dinanzi alla legge perché siamo ignoranti e fallibili. C'è una bellissima pagina della Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith in cui parla proprio, e sono dei brani correlati, uno si lega all'altro, in cui Smith parla contemporaneamente dell'ignoranza, della condizione di ignoranza in cui tutti siamo, e parla contemporaneamente della limitazione, quindi del potere, perché se non esiste questa fonte privilegio, se non esiste quest'uomo onnisciente, questo legislatore onnisciente, quindi nessun senato, nessun gruppo, nessun solo un uomo pazzo potrebbe pensare di avere questa conoscenza, dice Smith, e ci parla, quindi c'è una limitazione del potere perché nessuno ha questa conoscenza, e ci parla anche contemporaneamente di che cosa? Della famosa mano invisibile, perché la mano invisibile in fondo che cos'è? È proprio questo, è questo processo che nessuno controlla, perché non c'è questo uomo onnisciente che controlla i destini, che ci porta verso la soluzione dei problemi, ma la soluzione dei problemi viene affidata a che cosa? Alla libertà di scelta. La libertà di scelta che riempie, che soddisfa, che gratifica noi perché possiamo quello che facciamo, quello che desideriamo fare, ma che contemporaneamente alimenta, ecco, bisogna avere una visione doppia della situazione. Da un lato noi siamo gratificati dal fatto di poter scegliere, e dall'altro lato la libertà di scelta alimenta un processo di esplorazione dell'ignoto e di correzione dei nostri errori, che non è altro che il principio competitivo, quindi non c'è nessun offerente, non c'è una sola persona che offre e non c'è una sola persona che domanda. E se non c'è una sola persona che offre, non c'è una sola persona che domanda, ecco che anche il potere infrasociale viene minimizzato. Dice Friedrich von Hayek in un'opera che molti hanno letto, ma non con la dovuta attenzione, dice in una pagina che è sfuggita a molti, dice: la competizione è l'unico strumento attraverso il quale noi possiamo rendere minimo il potere dell'uomo sull'uomo. Perché dietro la competizione c'è l'uguaglianza dinanzi alla legge e c'è che cosa? La libertà di scelta. Noi a volte siamo portati a vedere le cose meno piacevoli della competizione, ma la competizione non è altro che un procedimento attraverso il quale noi cerchiamo di scoprire chi di noi sa far meglio. E cerchiamo soluzioni attraverso la competizione. Noi non potremmo avere, faccio un esempio banale per rendere chiaro il mio discorso, noi non potremmo minimamente avere la medicina di cui disponiamo oggi se non avessimo dietro un processo competitivo. Il processo competitivo, che questo è un procedimento di esplorazione dell'ignoto, di correzione degli errori, ci porta a migliorare la nostra e ci porta ovviamente a minimizzare il potere dell'uomo sull'uomo. Quindi il potere infrasociale che si determina nei rapporti intersoggettivi è minimizzato da che cosa? Dalla competizione. Non c'è un unico soggetto che offre, non c'è un unico soggetto che domanda. E ovviamente questa concezione che cosa prevede? Prevede che lo Stato occupi una posizione residuale. Gli individui posti dinanzi alla legge, sullo stesso piano dinanzi alla legge, danno vita a una condizione isonomica, e quindi la condizione isonomica che cosa significa? Significa necessità di norme generali e astratte, valevoli quindi per tutte e per tutte le situazioni. Sono norme che prescindono dal fatto che io mi chiami Lorenzo o che Nicola si chiama o che Marco sia Marco. Io porto un esempio, Hayek dice che questo esempio non è del tutto corretto, ma io lo porto sempre ai miei studenti. Una norma generale astratta è quella del semaforo. Il semaforo non dice che Marco deve passare per primo, o che Nicola deve passare per primo, o che io devo passare per primo. Il semaforo dice che colui il quale si trova in quella situazione ha diritto a passare. E così le norme del diritto, sono norme generali astratte che non favoriscono Tizio, Caio, Sempronio, ma colui il quale si trova in una determinata situazione. Com'è possibile la compatibilità
Ecco, se manca il legislatore che ci prescrive i contenuti della nostra azione, quindi l'azione prescrittiva, noi dobbiamo fare quello che ci dice. Anche oggi la burocrazia vorrebbe invadere la nostra vita e dirci quello che dobbiamo fare. Ogni atto della nostra, ogni momento della nostra vita vorrebbe, la burocrazia vorrebbe riempire ogni momento della nostra vita. Prescrittivo. Con la prescrizione il grande legislatore cerca di rendere compatibili le nostre azioni, ci prescrive che cosa dobbiamo fare. Ma che cosa rende compatibili le nostre azioni in una società aperta, in cui c'è la competizione e rendiamo minimo il potere dell'uomo sull'uomo? È il diritto. Sono le norme generali astratte che, come diceva il grande Savigny, delimitano i confini tra le azioni umane. La compatibilità fra le nostre azioni è resa possibile dalle regole generali astratte del diritto, che delimitano i confini. Il concetto di giustizia in una società aperta è un concetto negativo, non è un concetto positivo. Noi sappiamo che cosa è ingiusto e al di fuori di quest'ambito che è ingiusto, noi possiamo fare qualunque cosa perché abbiamo la nostra libertà di scelta. Quindi noi non abbiamo un test positivo di giustizia, abbiamo un test negativo di giustizia. Che cosa noi non dobbiamo fare? Sappiamo che cosa è ingiusto, ma quello che è giusto è tutto ciò che si trova fuori dall'ambito dell'ingiusto. Quindi questo significa libertà di scelta, che nessuno può dirmi che cosa io devo fare. Io posso fare qualunque cosa, purché non sia nell'ambito dell'ingiusto. Adesso bene comune, di cui molti, i nostri politici si riempiono la bocca continuamente, perché non c'è politico che non parli di bene comune, eccetera, eccetera. Lo stesso bene comune non è una meta che un uomo onnisciente ci dice che possiamo raggiungere. Il bene comune è l'insieme delle regole che consentono a ciascuno di noi di esercitare la sua libertà di scelta. Sono delle condizioni, non è una meta. Se fosse una meta, noi dovremmo affidarci a un uomo che sa più di noi e che ci dice quello è il bene comune, quello dobbiamo fare. Ma nessuno di noi ha questa onniscienza per sapere dove dobbiamo andare, in che direzione dobbiamo andare, nessuno ce lo può prescrivere. Il bene comune sono le regole che consentono a ciascuno di noi di esprimere la propria libertà di scelta, e la libertà di scelta alimenta il processo di esplorazione dell'ignoto e di correzione. E allora tutto questo si trova in contrasto con molte cose che noi vediamo nella vita di tutti i giorni. La nostra società ovviamente è nata senza che nessuno l'abbia progettata. I presuntuosi della ragione non se l'abbiano a male, ma nessuno di noi ha progettato la società in cui viviamo. La nascita del capitalismo non è il frutto della progettazione di alcuno. La società libera non è nata perché qualcuno una mattina si è alzato e ha detto oggi io fondo la società libera. Sono i processi sociali che hanno portato a tutto questo. La società di mercato è nata attraverso un processo storico, attraverso lotte, contrapposizioni di poteri, ma senza che qualcuno abbia la mattina pensato, perché se noi ci illudiamo che qualcuno possa avere progettato tutto questo, è come se noi... Non so, nel Medioevo non si pensava al computer, perché se nel Medioevo si fosse pensato al computer lo avrebbero avuto nel Medioevo. Quindi sono tutti processi storici, processi lunghi che lentamente determinano dei risultati che nessuno ha progettato. E oggi, ad esempio, non se l'abbia male il ministro in carica, ma insomma oggi abbiamo un ministro dello sviluppo economico. Insomma, ora onestamente da un punto di vista liberale dire che esiste un ministro dello sviluppo economico è ridicolo. Voi pensate che un uomo solo possa dire come si fa per sviluppare un paese? Sono i singoli cittadini che con le loro decisioni, poste nelle condizioni di libertà di scelta, possono alimentare lo sviluppo economico. Non che un uomo ci possa dire che cosa noi dobbiamo fare per avere lo sviluppo economico. Anzi, quell'uomo con le sue decisioni può impedire lo sviluppo economico, ma non favorirlo. Sono i paradossi della politica dei partiti, che quindi, insomma, noi dobbiamo, alla luce di quello che abbiamo detto, noi tutte queste cose le dobbiamo vedere anche con un po' di ironia. E anche con la giusta vigilanza, perché come adesso incomincerò a dire, la mancanza di vigilanza ci ha portato a una situazione nel nostro paese che è, insomma, una situazione davvero deprecabile da molti punti di vista.
Quindi adesso passo alla seconda parte del mio intervento, che riguarda non più il potere infrasociale che controlliamo attraverso il processo competitivo, ma vengo a parlare del potere pubblico che la rivoluzione liberale ha posto in una posizione residuale. Lo Stato deve garantire il trattato di pace che esiste tra i cittadini, questo dice la teoria liberale. Non si deve impicciare perché il legislatore non è onnisciente e quindi non può intervenire, perché se interviene commette degli errori, e adesso mi soffermerò anche sugli errori che il legislatore commette o che il potere politico commette. Però noi assistiamo a una situazione che è completamente diversa da quella definita o disegnata dalla tradizione liberale. E perché l'uomo è presuntuoso. Friedrich von Hayek parlava dell'abuso della ragione, cioè dire di uomini che abusano della ragione, uomini che pensano di poter costruire le istituzioni e modellarle al loro libero piacimento. Io ho detto poc'anzi, è esagerato parlare di ministro dello sviluppo economico, perché nessun ministro, come il capitalismo, non è stato creato da un uomo che si è alzato un bel giorno e ha detto oggi creiamo il capitalismo. E così invece i nostri uomini politici pensano invece, no, non necessariamente quelli italiani si intende, gli uomini politici pensano che invece loro possano modellare le istituzioni, possano risolvere tutti i nostri problemi. E qui voglio soffermarmi su un'osservazione che per me, che insegno metodologia delle scienze sociali, è fondamentale. Le scienze sociali sono nate quando gli uomini si sono riconosciuti ignoranti e fallibili. Perché se c'è un uomo onnisciente, noi non abbiamo più bisogno delle scienze sociali. Quell'uomo già sa tutto. E siccome è onnisciente, a lui bisogna consegnare tutto il potere, perché è chiaro, se un uomo sa tutto, a questo punto noi non dobbiamo più fare nulla, dobbiamo consegnargli il potere, anzi prima glielo diamo e meglio è, perché risolverà i nostri problemi. Ora, le scienze sociali sono nate in questo processo storico, dalla tradizione liberale, perché liberalismo e scienze sociali nascono nello stesso periodo e attraverso un unico processo, come ho recentemente anche scritto, e nascono da un unico processo, cioè dire dal riconoscimento della nostra ignoranza e della nostra fallibilità. Nasce la limitazione del potere, non c'è l'uomo onnisciente, quindi il suo potere deve essere limitato, e nascono contemporaneamente le scienze sociali, perché se non c'è nessuno che ha questa conoscenza, noi tutti dobbiamo ricercare, dobbiamo rispondere, tentare di rispondere agli interrogativi. E nel confronto tra le risposte che noi diamo ai nostri interrogativi costruiamo dei frammenti di conoscenza, piano piano aggrediamo questa conoscenza, poi la correggiamo, poi andiamo avanti e si cammina così. E purtroppo assistiamo a che cosa? La rivoluzione liberale ha capovolto la posizione dello Stato, che si è collocato in una posizione residuale, ma coloro i quali abusano della ragione hanno messo in atto un processo attraverso il quale lo Stato è ridiventato uno strumento di sfruttamento politico della collettività. Perché più lo Stato interviene e più viene alterato il processo di esplorazione dell'ignoto e di correzione dell'ignoto. Noi purtroppo siamo ingannati da una illusione ottica. Siamo ingannati dalla seguente illusione ottica. Il politico viene e ci assicura che egli risolverà i nostri problemi e adotta dei provvedimenti. I provvedimenti apparentemente risolvono i nostri problemi, ma in effetti quei provvedimenti non risolvono i nostri problemi. E il politico, in successo di tempo o dopo breve tempo, ci dice che siccome non so che cosa è successo, la speculazione internazionale, la cospirazione dei cattivi, eccetera, eccetera, allora a questo punto bisogna fare dei nuovi interventi perché non abbiamo raggiunto il risultato. Questi nuovi interventi non raggiungono, è così, c'è una catena continua di interventi. Ora, quando lo Stato interviene reiteratamente nell'attività economica, noi praticamente ci priviamo non solo del benessere, ma ci priviamo della nostra libertà, perché entriamo in una situazione di democrazia illimitata,
Mentre la tradizione liberale dice che lo Stato deve essere limitato, se noi legittimiamo il potere politico a interferire nell'economia, noi consegniamo le chiavi della nostra libertà a un ceto politico. E non solo le chiavi della nostra libertà, le chiavi anche del nostro benessere. Perché che cosa avviene? Che nell'utilizzo delle risorse, che sono sempre scarse, noi siamo generalmente portati a vedere gli effetti immediati dell'intervento dello Stato. E gli effetti immediati a volte sembrano positivi, e noi diciamo, ah che bello, abbiamo raggiunto la... Ma in effetti noi non ci rendiamo conto che quelle risorse avrebbero potuto avere un impiego più produttivo, più urgente e più produttivo. E quindi sappiamo ciò che noi raggiungiamo, ma non sappiamo ciò che in effetti noi abbiamo perso, impedendo al procedimento di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori di potersi liberamente svolgere. E quindi abbiamo una doppia penalizzazione. Una penalizzazione dal punto di vista della libertà, perché introduciamo elementi di sfruttamento forti, elementi di sfruttamento politico, su cui vorrei essere anche più preciso fra un po', e poniamo le basi per impedire lo sviluppo economico. Quindi lo Stato non favorisce lo sviluppo economico, lo Stato non ci può garantire lo sviluppo economico, lo Stato può impedire lo sviluppo economico. Qui tanti economisti che sono semplicemente tecnici quando parlano di queste cose dicono fanno delle affermazioni che non hanno fondamento da un punto di vista della teoria della conoscenza. Più si interviene, più viene intaccato, manomesso il processo di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. Io mi fermo a questo, non ho bisogno nemmeno di entrare nel merito delle risorse che vengono distrutte, perché ogni volta che si interviene sono risorse, quindi capitale che viene distrutto. Io mi fermo solo a questa semplice osservazione di natura gnosiologica. Quando noi interrompiamo, manomettiamo il procedimento di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori, stiamo facendo un danno. Un danno dal punto di vista della libertà di scelta individuale e un danno dal punto di vista del miglioramento delle condizioni di vita degli individui. E ovviamente tutto questo porta delle conseguenze. Perché noi solitamente diciamo, siamo affetti da un certo platonismo. In Platone conoscenza e virtù andavano di pari passo, ma Platone, come si sa, era un uomo ostile alla libertà individuale di scelta. Platone è stato contro la democrazia ateniese, non era a favore della libertà individuale di scelta. Noi siamo portati a pensare che la nobiltà delle dichiarazioni dei politici coincida con la virtù. Ma l'interventismo dello Stato nell'economia produce che cosa? Un territorio di occasioni di arricchimento a favore del ceto politico e del seguito che il ceto politico ha. Mentre l'imprenditore deve sul mercato cercare di soddisfare bisogni insoddisfatti, gli avventurieri del capitale, come li chiamava Weber, vivono di che cosa? Del sostegno della politica. Economia e politica si riuniscono nuovamente, ma non l'economia del mercato di competizione, un'economia protetta dal potere politico, che è connivente con queste iniziative avventurose. E allora non ci sono cause morali della decadenza politica, ma ci sono cause politiche della decadenza morale, come giustamente richiamava Nicola Iannelli, perché l'intervento della politica nell'economia crea una gamma di opportunità, un'infinità di opportunità, un connubio tra politica e avventuriero del capitale. Queste sono le esperienze, come dicevo in apertura della mia conversazione di questa sera, dicevo, la teoria è una storia senza nomi. Ora, se noi utilizziamo questa teoria, possiamo mettere, come dicevo prima, tutti i nomi che vogliamo e i risultati tornano, i conti tornano. Cioè l'intervento della politica nell'economia ha bisogno di un demimondo, di avventurieri attraverso, che realizzano attraverso questo connubio che cosa?
dei profitti politici, dei profitti di regime, sono profitti politici, perché non è un profitto realizzato nel tentativo di soddisfare bisogni insoddisfatti dei consumatori, ma si inventa il bisogno purché si possa realizzare questo connubio e conseguire un bottino, un vero e proprio bottino e un vero e proprio sfruttamento politico. Diceva molti anni fa, non so se avete una copia del mio libro, diceva molti anni fa, vorrei leggervi una bella frase di Francesco Ferrara, che è stato un nostro grande economista dell'Ottocento, un uomo di grandi principi liberali che ci ha insegnato molte cose. Diceva Francesco Ferrara molti anni fa: volete voi sapere perché mai uno sciame di parassiti o di meretrici possano vivere nelle corti? Perché l'ignoranza e l'intrigo possano essere in trionfo, il sapere e la virtù vi siano respinti e derisi? L'imposta racchiude e spiega tutto l'enigma. L'imposta è la grande sorgente di tutto ciò che un governo corrotto possa speculare in danno dei popoli. L'imposta mantiene la spia e incoraggia il partito, detta gli articoli di giornale. Nell'Ottocento Francesco Ferrara scriveva tutte queste cose. Quindi non è che i liberali siano antichi o siano desueti, no, sono attuali, la teoria liberale è attuale, perché se noi ci vogliamo difendere dai mali che travagliano la società italiana, noi non possiamo, visto che siamo anche all'interno di un processo di globalizzazione che ce lo impone, noi non possiamo che intraprendere il recupero della tradizione liberale. E recupero della tradizione liberale significa nuovamente separazione tra politica ed economia, significa governo della legge, perché il connubio fra politica e economia è il governo dell'uomo. Io faccio quello perché è amico di quell'altro, eccetera, eccetera. E l'interventismo non finisce mai, perché io penso di essere furbo e vado dal politico e chiedo un favore. Poi Nicola, che pensa di essere più furbo di me, andrà a chiedere un favore anche lui e dice: io però ho ottenuto un favore ancora più grande. E poi Lorenzo andrà a chiedere a sua volta un favore e penserà di essere più furbo di me e di Nicola. E io poi, quando verrà nuovamente il mio turno, dico: adesso io sono più furbo di tutti quanti. Ma in questa maniera noi non facciamo altro che manomettere quel procedimento di esplorazione di cui parlavo e produrre una caduta della produttività del nostro sistema. Quindi quando si dice che le grandezze economiche non crescono, eccetera, eccetera, ma se cade la produttività, se l'intervento statale impedisce agli individui di mobilitare le proprie risorse, se l'esosità delle imposte, della pressione fiscale impedisce di mobilitare le nostre risorse, che cosa noi possiamo sperare? E non è tutto. Non è tutto, perché anche la crisi della quale noi soffriamo in questo momento anche a livello internazionale non è causata dal mercato, come illustri analfabetici vogliono dire dalla mattina alla sera. La crisi economica che noi patiamo è dovuta al fatto che viviamo in un regime di monopolio delle banche centrali che inondano il mercato di liquidità. Questa liquidità viene utilizzata per fini speculativi, c'è un'alterazione del meccanismo di allocazione delle risorse, soprattutto del meccanismo intertemporale delle risorse. Alcuni ingenui economisti dicevano al apparire della crisi: speriamo che questa crisi finanziaria non intacchi il settore reale. Questi ingenui economisti o economisti della sesta giornata, questi economisti non si rendono conto che quando esplode una crisi finanziaria il settore reale è già stato colpito, perché ovviamente l'immissione di liquidità sul mercato determina un'alterazione del meccanismo di allocazione delle risorse, e quindi le risorse sono state convogliate in maniera sbagliata, ed è per questo che poi la crisi finanziaria esplode. Quindi, come vedete, abbiamo materiale, molte altre cose vi potrei dire, ma il punto fondamentale è che, come noi attraverso la competizione abbiamo regolato, perché si tratta di una regolazione, abbiamo regolato il potere all'interno della società, attraverso la tradizione liberale noi abbiamo puntato sempre a limitare il potere dello Stato. Quando noi dimentichiamo questa sacrosanta verità della limitazione del potere dello Stato, del potere pubblico, noi ci troviamo ovviamente non più in una fase di miglioramento della nostra condizione, ma in una fase regressiva. E io credo che nel nostro paese viviamo una specie di sonno dogmatico dal quale non vogliamo svegliarci.
E allora dalla mattina alla sera ripetiamo le stesse cose, cerchiamo, pensiamo che attraverso qualche frase ad effetto possiamo risolvere i nostri problemi, ma nessuno che abbia il coraggio di andare al governo e di tagliare la spesa pubblica, di alleggerire la pressione fiscale, di dare respiro e libertà ai cittadini. Grazie.